gente, troppa gente dentro una sezione, troppa gente per lavarsi, per farsi la doccia, troppa gente per fare i corsi, troppa gente dentro il carcere. Una cella che la gente non so se si rende conto come piccola e in che situazione è, perché comunque anche se questa struttura ha una trentina d'anni, no? Il degrado è evidente, anche perché quello che era fatto per 170 persone viene utilizzato quotidianamente da 400, quindi tutto quello che si può rompere si è rotto nel tempo, vedi la caldaia, vedi i tubi, vedi i rubinetti. È giusto che chi ha commesso un reato debba pagare in qualche maniera verso la società, però umanamente, cioè siamo tre persone e considera che lo spazio disponibile non sarà grande quanto questo tavolo. Quella che stiamo vedendo è una delle 10 strutture carcerarie più stipate d'Italia. A Montacuto, Ancona, il tasso di sovraffollamento è di 230 detenuti ogni 100 posti. La metà è di origine straniera. C'è il marocchino che sarà pure una brava persona, che prega giustamente 5 volte al giorno. C'è l'italiano che magari vuol sentire la televisione mentre lui sta pregando. Perché poi il sovraffollamento crea questi problemi. Ti ho detto, in tre in una cella, in sezione in cui 20 ore devi stare chiuso nella cella, ti rendi conto che gli spazi sono quelli. Quindi magari io scrivo sul tavolino, è finito, nessuno più usa il tavolino perché è finito, è solo un tavolino. Il personale non è molto, quindi difficoltà gestionali ci sono. Siamo ormai entrati nella mentalità che dobbiamo dimenticarci quali sono i posti di servizio e dobbiamo gestire la situazione con i numeri che abbiamo. Ecco. Certo, abbiamo del personale che deve comunque fruire di congedo ordinario 2009, quindi chiaramente non è proprio molto agevole la situazione. Abbiamo sperimentato con la reclusione, dove ci sono detenuti che permangono da più tempo qui in istituto e quindi che abbiamo potuto osservare meglio, e questo discorso della sezione aperta, e rimane praticamente aperta tranne delle piccole interruzioni dalle 13 alle 20. Nel dicembre 2011 da questo carcere si è diffusa la notizia di una rivolta, nata dalla protesta di un detenuto che si era letteralmente cucito la bocca. In seguito a questa vicenda, mai del tutto chiarita, la direttrice Santa Leboroni e il comandante Gerardo Delrico sono stati rimossi e poi reintegrati nel giro di pochissimi giorni. Quello che avviene in questo carcere è quello che mediamente avviene in tutti i carceri, solo, cioè, non vorrei neanche parlare di attenzione, c'è qualche persona, sono un paio, volendole quantificare, ma proprio a dire anche un numero eccessivo, c'è qualche persona che secondo me a scopo pubblicitario, siccome è un carcere che si trova in un capoluogo di regione, a scopo pubblicitario tende a riportare qualsiasi evento succeda all'esterno. E a volte inventa anche, perché è dotato di una certa fantasia, o dotata, non sappiamo. E tant'è vero che ieri mi hanno chiamato, era stata data a un avvocato la notizia del suicidio del suo cliente. E gli era stato detto che comunque era stato un tentativo di suicidio, ma piuttosto grave, che il cliente si trovava in ospedale, l'avvocato che era in udienza si è precipitato in ospedale, ovviamente non ha trovato nessuno, per fortuna. Ci sono stati istituti dove sono successi fatti analoghi, ma neanche una riga sul giornale. Sono cronaca, però, i due suicidi registrati tra queste mura nel corso del 2012. Per la casa circondariale di Montacuto, il piano carceri prevede un investimento da 1,5 milioni di euro. Fondi che verranno utilizzati per portare nelle celle le docce, che ora sono in comune. Al momento della nostra visita, le docce erano in queste condizioni. Quando hanno l'opportunità di parlare alle telecamere, i detenuti hanno voglia di raccontare le loro storie, spesso kafkiane, paradossali, come questa. Io sono in carcere per un reato di 21 anni fa. Nel 95 sono stato arrestato per un reato, però dal 96 che sono uscito a scadenza termine non ho più commesso nessun tipo di reato fino al 2012, che mi è arrivato il definitivo del 95, e mi sto facendo 6 anni e 10 mesi per un reato del 95, non avendo commesso nessun altro tipo di reato dal 96. In questi 20 anni cosa ho fatto? Ho aperto la pasticceria, ho avuto le pizzerie, ho avuto le rosticcerie, ho aperto tutto, c'ho una famiglia, c'ho una figlia di 5 anni, è tutto. Però questi quando è arrivato il definitivo, non è che dice il magistrato di sorveglianza, dice aspetta un po' un attimo, cosa ha fatto questo 20 anni? Non è meglio che rimane a lavorare?
ormai la riabilitazione se l'è fatta da solo, e invece no, domani in carcere per 6 anni e 10 mesi per riabilitarlo.